Bene, allora iniziamo. Saluto tutti voi. Per me è un onore presentare il mio terzo, il testo del terzo spettacolo teatrale che ho composto qui a Caorle, in particolare al Festival Flussi Diversi, a cui partecipo dal 2008. È un onore presentarlo a voi e saluto tutti i poeti che mi ascoltano, italiani e non italiani, e anche tutti gli amici. Abbiamo amici che sono giunti fino al Trentino oggi per seguirci, oltre che dal Veneto e dal Friuli. E, dico brevemente due cose per presentarmi come autore teatrale, per presentare Federico Pinaffo, che svolgerà la maggior parte delle letture sceniche, mentre alcune, gioco forza, saranno due voci, dato che, essendo un testo teatrale, è un testo che, oltre ai monologhi, ha anche dei dialoghi. Allora, io sono Enrico Grandesso, sono più conosciuto come saggista e critico letterario, però mi sono occupato anche, all'inizio casualmente, poi ci ho preso gusto, di teatro e ho composto due spettacoli, Voci dal mare da Atera nel 2001, messo in scena da Pino Costalunga, che è stato per 8 stagioni sulla scena, che era una sorta di antologia attraverso i temi del viaggio, del godersi la vita, dell'amore, tra il Veneto di ieri, da Giacomino da Verona fino a Fusinato, e il Veneto di oggi, inclusi anche 3 poeti friulani, con grandi voci della poesia del Novecento, come Noventa, come Pasolini, Biagio Marin, Cazzavara stesso, Zanzotto e altri. Quindi ho composto un nuovo spettacolo, sempre messo in scena da Pino Costalunga nel 2002, entrambi avevano debuttato nella rassegna Rovereto Veneziana, Come il vento nella laguna, dove invece erano 6 i poeti protagonisti a cui veniva dedicata la voce dell'attore, cioè Umberto Barbarani, Andrea Zanzotto, Vino Rebellato, Mario Stefani, Giacomo Noventa ed Enzo De Mattè. Poi c'è stata una pausa e nell'agosto 2007, rileggendo l'opera di Ernesto Calzavara per comporre una recensione su di lui per il centenario della nascita per il Gazzettino, sono stato particolarmente colpito dai suoi versi, dalla sua opera, dal suo messaggio e da tutto quello che c'è nei versi di Calzavara. E ho composto questo articolo e poi ho vissuto anch'io quello che di cui parlava Pirandello nella prefazione 6 personaggi in cerca d'autore, cioè 4 personaggi si sono in qualche modo impadroniti di me e hanno fatto capire che esistevano e che si trovavano un po' stretti soltanto nella mia fantasia e nel dialogo con me. Volevano dialogare con più persone, far conoscere a più persone, ai lettori, agli spettatori, chi erano e cosa avevano da dire. Sono 4 personaggi nati da alcune delle tematiche chiave della poesia di Calzavara. Così è nato, dopo una lunga gestazione, questo testo, che poi ha avuto dei passaggi di, chiamiamolo ammodernamento, chiamiamolo riscrittura, legati agli eventi dal 2008 ai nostri giorni, e che, grazie all'incontro con Federico Pinaffo, era andato in onda come radiodramma su Radio Cooperativa in 2 puntate, il 15 e 22 marzo dell'anno scorso, con il titolo Chi Caribo rende blusa porco. Mentre oggi questo testo viene lavorato da un gruppo di Vicenza che si chiama Cantiere Teatrale Nautilus e andrà in scena, ve lo annuncio in anteprima, in prima nazionale a Vicenza il 30 giugno, nello spazio teatrale Bixio, un giardino all'aperto, che è in via Bixio numero 4, una parallela di Corso San Felice. E Federico Pinaffo, che ha lavorato con me e che collabora con me da diversi anni, è un attore e regista teatrale, ha lavorato su diversi autori di prima importanza, tra cui Goldoni, Ruzzante e Marozek, lavora da anni nell'ambito della didattica della poesia e dirige una trasmissione di cultura per Radio Cooperativa. Allora, Ernesto Calzavara. Ernesto Calzavara è stato uno dei maggiori poeti veneti del Novecento. Trevigiano, è nato nel 1907, si è laureato in giurisprudenza, ha vissuto a Milano dove ha esercitato come avvocato e soleva dire: l'avvocato mantiene il poeta, l'avvocato mi consente di scrivere. So che qui tra i presenti c'è Tommaso Kemeny, che l'ha conosciuto a Milano, se non vado errato ha anche cenato con lui e me ne ha parlato.
Cazzavara, uomo mite, uomo che non ha cercato il successo, anzi molto schivo da quanto mi è stato descritto da chi l'ha conosciuto e dei familiari, e colgo l'occasione, anche se non sono presenti, di salutare i familiari di Calzavara, in particolare per Pervin Carizzo Calzavara. È stato un poeta vivissimo, ha pubblicato varie raccolte edite da Canova, da Scheiwiller, poi nel 1990 una prima antologia, Ombre sui veri, pubblicata da Garzanti, e poi ha avuto, diciamo, l'impatto con il grande pubblico quando Marco Paolini nel Bestiario Veneto ha messo assieme a poesie di altri poeti, Zanzotto, Noventa, Pascutto e altri, alcune poesie di Calzavara sulla scena. In particolare Bestiario Veneto partiva con una poesia, Rane, rane grosse, e poi ce n'erano altre, tra cui Can e La casa Sevoda. Dopodiché, nelle voci del mare e della terra, c'erano due sue poesie messe in scena da Pino Costalunga, cioè anche qui La casa Sevoda e Can, è uscito nel frattempo una seconda edizione di Ombre sui veri, con un CD di Marco Paolini, nel 2001. Per Garzanti, quindi per un grande editore nazionale. Ora sembra che questa edizione di Garzanti antologica sia esaurita e che purtroppo Garzanti non abbia molta intenzione di fare una nuova edizione o delle ristampe, ed è un vero peccato, perché purtroppo nel Veneto soffriamo per il fatto che molti grandi poeti hanno libri che non si trovano più in libreria e non vengono più ristampati. Parlo di Calzavara, che corre questo rischio, come di Diego Valeri, come di Pino Rebellato, come di Mario Stefani. Sarebbe bene che unissimo anche le nostre forze per parlare almeno agli editori più sensibili e ai parenti di queste persone illustri, per poter far sì che la loro opera poetica, ho parlato di nomi che hanno un'opera poetica che va molto in profondità, che ha una grande forza, possano ancora essere pubblicati e letti. La poesia di Calzavara, poche parole, poi la sentirete. È una poesia forte, densa, con una parola sempre concreta, che arriva alla pelle, alla pancia e quindi anche al cuore di chi la ascolta. È una parola mai gratuita. Allo stesso tempo è naturalmente un linguaggio moderno. Per le riflessioni che ci sono nella poesia di Calzavara, per le implicazioni, per quella che Bino Rebellato avrebbe chiamato la poesia non detta, ma anche per l'insieme di incastri linguistici che ci sono in questa poesia. Troviamo il dialetto trevigiano, che per spesso si amplia con parole di altri dialetti, troviamo parole latine, parole inglesi, parole inventate, suoni, che compongono un ensemble. Io talvolta leggo Calzavara anche agli studenti, l'abbiamo fatto in un convegno lo scorso ottobre che si intitolava La donna e il sogno, dove abbiamo letto una parte della storia di Mary, e arriva subito a primo impatto. Poi analizzandola se ne nota la complessità. L'ascolterete e la potrete percepire. Allora, che Caribo rente Brusaporco? Brusaporco era una frazione di un comune in provincia di Resana. Resana è il primo comune della provincia di Treviso dopo quella di Padova. E oggi questa frazione si chiama Castelminio, perché Brusaporco non era più forse un nome presentabile, era un nome che ricordava il Veneto povero. Calzavara aveva saputo prevedere benissimo, lui che era trevigiano, e il trevigiano ha dato emigrati fino ai primi anni 70, quando era povero, e poi ha avuto un boom eccezionale di ricchezza, ha saputo prevedere benissimo cosa il trevigiano e cosa il Veneto sarebbero diventati. Ha avuto una lungimiranza, una grandezza di visione, di percezione, perché lui era una persona grande, perché sapeva osservare. E proprio da queste proiezioni nascono quattro personaggi. Naturalmente sono quattro tra i molti personaggi possibili, ed è il mio testo su Calzavara, la mia visione e creazione da questi personaggi. E questi personaggi racchiudono quattro temi cardine della sua poesia. A dire vero ce ne sono quattro, poi ce ne sono altri due, ma poi vi dirò perché all'inizio vi ho detto che sono in quattro, non per ingarbugliare le cose. Ho altri difetti, ma non sono né un personaggio né una persona contorta. Allora, questi quattro personaggi si incontrano nella sala d'attesa di un ambulatorio medico, perché devono fare una visita molto seria, sono un po' malandati, non camminano bene, non si sentono neanche molto bene. Uno di loro, dopo la visita, dovrà prendere il treno. Ma già ieri vi ho letto cinque versi che oggi ci leggerà Federico,
Cosa sono i treni e dove vanno i treni? I treni viaggia per l'eternità. Non arriva mai alla stazione. Se gli arrivasse, se gli si fermasse, partiria alla stazione. E qui, in questa sala d'attesa di questo ambulatorio, entra un personaggio. È il primo dei quattro personaggi. Signorina, non si arriva il dottore. Mi sono il primo della lista. Come non si ricorda, guarda, da Ganaoccia. Sì, è la prima volta che vengo qua e spero ben che sia anche l'ultima che amacca. Non si ricorda il nome? Presto, forse coraggio, gira manovella, attacca a scrivere. Cognome, zio Can, quella zetta come me zio. Beh, nome, Skei. Sai che sei da ridere, eh? Metto a ridermi perché ti te chiami Nane o Jan Stefano o Kevin. No, e ora ti tasi, ho capito. Canda il porco, ara che gente. Che se tanti buoni sono fare un cazzo con Ionarte, cosa sito? Ti ho sindacaista. Ora ti se sto anno me ne capita una de buona. Come non mi trova, signorina? Non stiamo mica a fare scherzi, oe! Ago prenotato che sarà 15 giorni. E posso arrivare qua, che gagliare ancora scuro, non gagliare neanche i lupi. E ora adesso, senza fare scherzi, via me metta per primo. Dai. Che poi... stavo anche mai che a vacca. Oh, beh, sto anno sembra farlo posta, eh? Hace un mese, vago in bicicletta sotto i portichi una domenica mattina, tatam, mi si mette davanti a un ebete. A che son da dosso sto canta il porco. Ma stia attento dove vai, me fa. E parlava italiano sto fighetta. Ti ho scansate quando che passo, che guito. E me la dai a colpa a me? Perché correvo massa forte? Non potevo correre in bicicletta sotto i portichi e non guardà. Canda e osti che vuoi trovare che mise una vita che lavoro e se te vuoi farmi passare per monata che sbaglia persona guardi che io sono un pubblico ufficiale me fa appunto vuoi tu e mi sono uno che lavora e me guardava ciò e ora me la girai totani guarda che vuoi tu che ti te paga per non fare un cazzo da mattina a sera. Intanto che era gente, si arriva un carabiniere, che aveva la sua generalità, cazzo già era un giudice. Poi il monologo di Skei Zio Can continua e adesso sentiamo Calzavara. A Tottenham Court, l'underground. A Tottenham Court un semaforo. Spetta, passa. Wait, cross. Tico e a borsa e a spesa, la strada attraversa, la gente se tanta, va su per l'underground. Ti sgoba, ti crompa, ti vendi, ti tien, sta attento e a tanta, e ti imbroglia, e te coppa, la borsa se piena, se vuota, le carte. Scale mobili to the trains. Ron, sotto per tutte le direzioni, in fondo i core, in fondo, drento de ti ogni anno sempre più in fondo, più sotto. Arriva, vien su, traversa de nuovo, la tanta te spense, te sponse, te fracca, aspetta, la borsa, la roba va sotto, budget, programmazione, sviluppo, nuovi prodotti, nuovi posti, idee. Tardi. Te te inaccorsi che vien notte sotto. Ma domani sarà meglio, te disi. Passa, corri, corrida, traversa. La borsa, le carte, cross, wait, Tottenham Court. I posters. Quello che dice i posters sui muri drio i treni underground. Se tutto vero, verissimo.
ti crompa, ti tottene ancora, tottene ancora, I wait, I cross. E questo è il primo dei quattro personaggi. Poi c'è il secondo, che è ben diverso da lui, ed è Beppi Memoria. È un vecchio contadino, l'anno scorso aveva 89 anni, siccome è della classe 22, quest'anno ne ha 90. Ed è il contadino che, mentre il primo personaggio in qualche modo proiettava la tematica dell'arricchimento senza limiti, che c'è è una delle tematiche trattate, sviluppate, drammatizzate anche con un grande umorismo e con una strabiliante e geniale ricchezza linguistica e verve da calzavara. Beppi Memoria è il vecchio contadino che vive e soffre dentro di sé la perdita progressiva della campagna che c'è in molte zone dell'entroterra veneto, cosa che ho vissuto anch'io in prima persona, perché la stradina che facevo in bicicletta nascosta tra le canne di frumento quando ero piccolo, oggi è una strada asfaltata, e i campi che c'erano di fronte alla mia finestra oggi sono diventati zona edificabile e ci hanno costruito dei mini appartamenti che in parte hanno venduto, in parte con la crisi sono rimasti disabitati, e il paesaggio progressivamente si è perso. Beppi Memoria entra, incontra Scheizio Khan che lo massacra di parole di ogni tipo. E poi, quando Scheizio Khan viene chiamato per la visita, Beppi Memoria riflette e spiega chi è. E ciò, con sti sapienti qua non che se mica tanto da discorrere, eh? Iga sempre rason. E mi lasso. Che ne c'era uno che aveva sempre rason con Micero Boccia? E mi ha fatto andare in guerra sto Lazzarone. A c'ero anche sta fortunata a stare qua in Italia. E poi, dopo l'8 settembre, ho fatto 18 mesi, 18 di campo di concentramento in Germania. Ah, qua, ah, ah. Ti treventi qua, eh? Io ho persi mangiando zucchero perché non avevamo altro da mangiare. E se te beccava che te go fregavi e gli era frustare, italiani traditori, ne diceva. Ma cosa se mette gli uomini a fare guerra che in base a se sta tanto puito? Ora qua, quattro fradei, due siamo tornati da guerra e due no. O se porta mia mamma, no qua guerra, no. No, e a poveretta che si sciopà una vena. Intanto, mi e mio fratello Tony seguiamo messo a lavorare i campi, e da che ancuo, e di man, pian pianeo se siamo fatti la famiglia, fatto i nostri fiori, mi quattro, dotosi e dotosate. Lavorando sempre pian pianeo, ha messo anche a crompare a me casetta, e la ora ogni tanto mi e Tony se catavimo a bevere un bicchiere di vino in osteria e a pensare quando che c'erimo c'ei. Poi i fiori se cresui, se ga sposai, se nati i nevodi, mi son da in pension e dopo 2 anni se morta mia moglie. No, no, non che se mica sciopanna vena e no, e a ga investia puaretta. Ma se ha in cordo le stop e uno con Mercedes e gaccia pa sotto. Sul colpo. Ah, un ingegnere sa una persona distinta. E se venu anche al funerale. Sì. Quella macchina ti è dita e gala sana corona di alloro. E da ora cosa ho avuto so qua. Vivo sull'ultima casa della via. Mimi soio. Quei megaine. E il gatto. Nero. E il can. Un fia nero, un fia bianco. Una volta che avevo anche il porseo e anche il musso, ma dopo io ho venduto. Da cade a mia casa, che sei a casa da mio papà o a rete. E resta là, come se a te guardasse. Chissà per quanto.
E adesso una poesia di Calzavara, Porcel. Benedetto ti Porcel, che te me guardi mastegando contento e scrufoeandomi, che son tutto rabalton dentro pien di inutili affanni. No averanni ma giorni come ti devorave, Porcel. Muso sporco de fango che te mangi per i crui cascai per terra. E il vento fa bugiar le foglie e scaruffa le pene e le gaine in cortivo. Porcel, tutto panza e lardo duro, scorsa de albero vecchio, bom. I pulsini non scampa neanche a cui te vede, piavo e otto in botio. Guarda su, Porcel. Che se una nuvola è lesiera, lesiera che svoia piano in ciel. Guarda che bei fiori sai sul pra, l'useto contento che se netta leale col becco. Porcel il mio bel rosa, con le recete alte so sgrugno e po' piegate in so sui occhi, muso da pagliasso. Ga tu magna ben vecchio, si tu passù. Poi Beppi Memoria incontra un nuovo personaggio. In questo, questa commedia avete sempre due personaggi in scena, non di più. A volte soli, a volte sono in due, ma non più di due. Il personaggio che entra è Franco Del Cuore, che ha un'impresa familiare. Entra perché anche lui non è ben ridotto, ha bisogno di una visita. E Franco Del Cuore dialoga con Beppi in maniera ben diversa, un personaggio ben diverso da come sarà Schezio Khan. Qui lo leggo io perché appunto dobbiamo fare a due voci e poi Federico leggerà una poesia di Calzavara come se. Se permesso? Osti, che se Rodrigo ci pare un colpo. Un colpo? Per così poco. Dai, nota che mi ha vinto 100 milioni col gratta e vinci. Ciò, in fondo, l'unica roba che chiamo da fare è se far de manco de ciapare il treno. Dico puito. E ora? Dai, giovane, un fia de fantasia. Godito, ben giovane, vero? E proprio puito. So contento. Ciò. Sento tra quanto che il dottore visita? Tra un fiamme dovrei toccare a me. Adesso, che se trento uno che, te lo raccomando, e pensa di essere Dio in terra. Cosa avuto? Dopo che te trovi qua, te siccome il numero sento, tutti uguai. A me ha detto il dottore, che sono venuto per notare, che siamo in quattro stamattina. Dalla sua esperienza, uno solo ci farà il treno. E gli altri no. Vuol dire che chissà. E chi va a? Andis el can. Dai, giovanotto, mai disperare. Affrontare le prove nella vita. Te me lo dici a me? E anche a me stesso. Non se mica ischei o l'ottimismo o il lavoro che te dà e ha voglia di farghea. Te che sempre da essere te stesso. Guardami mi. Come fradeo abbiamo lavorato da quando che già eravamo venuti. Aghimo una ditta adesso che siamo i primi sul manco 10 paesi che mi sta intorno. E che mo vu sempre gente brava che lavora con noi altri. Ma in sciopero, ma in bega, ma siamo un gruppo unito. Siamo anche stai tra quei fortunai che, con sta brutta peste della crisi che c'è intorno, che andiamo avanti ben, che Dio voglia sempre così. Cosa potrei aspettarmi di più, secondo te? Come se quel che sé esser dovesse ancora. Come se quel che gada esser fosse quel che sé. Come se tra me e ti che fosse tutto e non che fosse niente. Come se fontana che ride e puteo che pianse e uomo che lavora e sciantiso che fulmina fosse una roba soia che non si può cambiare.
come se ne toccasse restar par sempre, e viver con un senso quel che senso no gà. Come se. Franco del cuore dei quattro personaggi è quello che è stato più colpito dalla vita, durissimamente. Non posso raccontarvi tutto, altrimenti vi toglierei la curiosità di venire allo spettacolo, che poi da Vicenza ci auguriamo giri l'Italia. Se qualcuno di voi fosse interessato ad acquistare il libro, Federico in alcune copie, costa 15 euro. Franco del cuore sviluppa la tematica della dignità umana, della forza, del resistere, del saper essere, non del voler essere un eroe, ma del saper esistere eroicamente quando ce n'è bisogno, agli scacchi duri, pesanti, violenti della vita. E allo stesso tempo è anche un personaggio di assoluta solidarietà. Franco del cuore si incontra poi con un nuovo personaggio che è distinto professionale. L'unico che parla in maggior parte in italiano. E ora sentiremo chi è. Vedrete anche la tematica che sviluppa. Per quanto riguarda gli altri personaggi, io abitando nella zona dell'Alta Padovana, San Giorgio delle Pertiche e Campo San Piero, li ho fatti parlare nel mio dialetto, perché non so scrivere nel dialetto di Treviso ed era, sarebbe stato assurdo bluffare. Ho scritto il dialetto come riesco, con mille errori probabilmente, ma cercando di mantenerlo vivo. Il dialetto di Calzavara naturalmente è il trevigiano con vari ampliamenti linguistici. Allora, ora distinto professionale incontra Franco del cuore. Buongiorno. A lei? Buongiorno. C'è solo lei prima di me? Sembraria di sì. Trovarsi qui, in un luogo dove nessuno vorrebbe essere. Pensare che avevo appena finito la mia partita di tennis, ero nell'aftermatch stretching. Forse ho accelerato un po' i ritmi perché gli amici mi aspettavano al Johnny Scotch, quello dietro via Lordara per l'happy hour. Poi dovevamo andare a Lula Hop, passando a prendere Jonathan e sua moglie in via Casere all'angolo con via Cavaillon. E pensando a tutte queste cose, un movimento troppo casual. E lì è iniziata questa serie di fitte. Ma non mi sono presentato. Vengo da una famiglia conosciuta in tutta la zona, senz'altro anche lei la conosce. Mio padre era ottimo professionale. Noi siamo cinque fratelli. Preciso, giusto, onesto, risparmiatore, e a chiudere il gruppo sono venuto io. Distinto. Come è distinta da banca? Ecco, ecco. Noi non siamo una banca. O meglio, siamo di meno e di più, perché siamo intorno a tutte queste cose. Noi siamo qui per qualsiasi investimento, perché si ricordi che noi vogliamo soprattutto una cosa: meritare di esserci per voi. Noi da soli? No. Noi e voi. Noi e voi. Noi e voi, è semplice. Se vuole, guardi, le faccio un grafico. No, non serve. E ora Calzavara. Tu sei qui, innanzi a me, con un naso, due nasi, 100 nasi, con una bocca, 3 bocche, 99 bocche, con un occhio e mezzo, 8.425 occhi. Robot, che vuoi da me? Una riduzione. Di che? Del tuo prezzo? No. Del tuo volume? No. Della parentesi quadra in cui ti vedo? No. Dello spazio quadrimensionale dove nuoti per grazia nostra? No. Dei 945 miliardi di chilometri possibili tra me e te? No. Della tua sosta nel vuoto cosmico? No. Ipotetico? No. Equigravisferico? No. Che riduzione vuoi, dunque? Una riduzione di te, uomo. I
quarto personaggio è un po' come la mossa del cavallo nel gioco degli scacchi. Il cavallo fa tre passi e uno laterale. È un personaggio che parla prevalentemente in italiano, anche se quando si invipera parla in dialetto e urla, aggredisce. Ed è il personaggio che sviluppa con mia scelta assoluta, e qui da un lato arbitraria e dall'altro creativa, la problematica del robot. In Calzavara c'è una ampia e profonda problematica scientifica che può essere sviluppata in varie sfaccettature. Essendo però il teatro un mezzo pratico, immediato, fisico, vivo, di primo impatto, la mia scelta è stata quella di far virare la figura del robot nell'ambito di una figura che so che nessuno ha mai visto e mai conosciuto ai giorni nostri. Cioè quella del, da un lato, del promotore finanziario che quando andate in banca per ritirare, oggi non si può più di 1.000 euro, insomma, qualche soldo, un assegno, eccetera, sta lì e vi tampina fino a che in qualche modo, spesso cedendo, non avete fatto un investimento in qualche fondo che di solito in quel momento è in attivo, ma purtroppo 15 giorni dopo aveva iniziato ad andare in perdita. E dopo perde un po' di più e altro. O comunque vi, in qualche modo, non dico violenta, ma vi spinge con una forza non dovuta e senza che voi l'abbiate chiesto a fare investimenti che riguardano i vostri soldi, quello che avete guadagnato, quello che vi siete sudati, quello che oggi temete anche di perdere, vi spinge con delle parole che sono all'esatto schizofrenico opposto di quello che lui vuole e che gli hanno detto di fare. Allo stesso tempo c'è una mockery, una presa per i fondelli del linguaggio pubblicitario. Vogliamo meritare di essere la tua banca, vogliamo trasformare i vostri visi in sorrisi, perché se nessuno gliel'ha mai richiesto, non si sa. Siamo qui per voi, siamo tutti intorno a voi e varie altre cose. Allora qui in questo testo ci sono naturalmente vari riferimenti che poi sono venuti scrivendo, alcuni sono detti, altri non sono detti oggi, li troverete nel testo, insomma, chi è un po' più addentro alle cose potrà vedere che dalla Bibbia a Dante, da Ruzzante a Shakespeare, da Baudelaire a Rimbaud, a Leopardi, a Rebora, ad Eliot, a Ionesco come distinto professionale e Beckett, fino a terminare con due citazioni volute di Luigi Meneghello e Bino Rebellato. Ci sono ampi riferimenti. Parlavo con un amico poeta presente a Flussi Diversi che mi diceva: non riesco a capire questa figura. È il passo laterale del cavallo. E allo stesso tempo è il modo in cui ho sviluppato, e ne prendo responsabilità, questa tematica. Il robot nell'attualità, il robot che fa, il robot che purtroppo però negli effetti si muove. E dato che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, crea molto spesso seri danni in prospettiva. E anche qui Calzavara aveva previsto alcuni dei danni di una certa tecnologia o tecnocrazia incontrollata. Questa è una microtecnocrazia, non andiamo ai livelli più alti, già stiamo soffrendo anche per quelli. È una microtecnocrazia, però comunque è una minaccia costante che respiriamo nell'aria e in quella parte d'aria, di vita, di corpo, che sono le parole. A questo punto i personaggi si scambiano, chi entra, chi esce, e si sente un po' parlare della signora Mary. E a Mary l'americana, chi sea sta Mary. Perfino Skeizi Okan ne parla con ammirazione, che è tutto dire. E succede che Tony, emigrato trevigiano sotto il fascismo, era andato in America e conosce questa Mary alta, bionda, dice che ha man e brassi strango e angei, volitiva, la sposa, e fatto qualche soldino torna a casa nel trevigiano povero a Brusaporco o in quelle zone. E questi che leggiamo sono una parte di circa 300 versi di quel bellissimo poemetto di Calzavara che è La storia di Mary. Viaggio premio Coea in Italia. Tutto al paese che piace e a tutti l'americana.
Pardio, Tony, i fiscia e mi petto in fora. Tutto piccolo qui, ma very nice, my dear. E la ride scioccando e agira con la macchina grande come un barcone che ciapa tutta la strada. Mi guardo invece sti campi, le case de una volta senza elettrodomestici, parlo in dialetto coi vecchi, zogo, vivo coi miei costumanze e magno i radici senza popcorn. Mary, te dico due parole. Sono stufo de America, sono stufo de camion. Vendemo tutto e se compremo sta terra, la me pianta do occi addosso come do spade. Ah no, Tony, campagna è tornare indietro. Città, America. Io andare avanti. Gagliarine, San Piero in gu, Brusaporco, Asolo, Istrana. Noi che piace più. Compremo terra in America allora, se te vol. Me la vedevo mora, farinosa, vergine, cioccolata da mangiar col pan, roba ancora indiana, da leccarsi i dei. Ah no, Tony, no country. I want America, Tony. Io voglio America and dollars. Oh, ponte di Brooklyn, strade di Manhattan, gente di Chicago, vita di Frisco. Una mattina mi sveglio e non me la trovo più. Scampata. Che corrodrio in America, strepito, pesto, supplico, offro, prometto. Niente. Divorzio. Crudeltà mentale. Glasso un po' che de pene. Liquido il resto e torno. 30-40 anni fa. E me pare ieri. Oh, Mary. America, Mary. Poi il poemetto continua, Mary, che è l'unica donna che parla, o meglio canta coi versi, nella commedia, è nei versi di Calzavara, questa donna, così, iperbolicamente potente, che poi si sposerà altre due volte, porterà i mariti a un apice del potere, poi i mariti crolleranno, e alla fine non crollerà, ma peggio, diminuirà, si scioglierà, andrà incontro lentamente alla morte, anche lei. Ed è per il Veneto d'oggi una potentissima metafora della corsa iperbolica al successo. Quante volte negli anni 90 hanno detto anche alcuni giornalisti, forse non sempre cauti, la provincia X produce quanto l'intero stato di, la provincia Z produce quanto l'intero stato dell'altro, e il Veneto, e la ricchezza, il modello nord-est. E forse non hanno detto altri dati che gettano in faccia le contraddizioni del nostro Veneto. Quanta esaltazione c'è stata, un po' troppo frettolosa. Finisce il poemetto, c'è uno stacco, la commedia ha molti stacchi musicali che vanno da un Branduardi d'Annata a, un po' provocatoriamente ma l'ho voluto, a un Ivano Fossati, al funky jazz, al techno blues, al rap, il jazz d'Annata per il classico per la storia di Mary, Duke Ellington, Count Basie, la musica degli anni 60, Bob Dylan, Simon e Garfunkel, fino anche dei classici come il Concerto d'Aranjuez di Rodrigo, e a terminare una Chaconne di Bach eseguita dalla chitarra classica di Segovia. Dopo la storia di Mary c'è uno stacco che è previsto di almeno un minuto e mezzo o due di una versione live di Time After Time di Miles Davis, con questo monologo, soliloquio di una tromba che piange. E poi appaiono in scena due personaggi senza maschera. Il primo con la maglietta campioni del mondo e Fabio Cannavaro che alza la coppa. Il secondo un po' dietro, in ombra, non ancora illuminato dalla luce. Il primo fa una telefonata al poeta che sappiamo è mancato nel 2000, ma ha lasciato la segreteria telefonica accesa. E sullo sfondo delle note iniziali dell'autunno di Vivaldi
Il poeta dice: scusate, al momento non posso rispondervi, ma lasciate il vostro messaggio. E il primo, chiamandolo un po' avvocato, un po' poeta, un po' calzavara, non so come chiamarlo, gli racconta, dice: sa, questa notte così in cui sono tutto emozionato, non so come dirglielo, vorrei raccontarle la notte del 9 luglio 2006, quando abbiamo vinto i campionati del mondo. Sa, all'inizio perdevamo, abbiamo avuto un rigore contro, prima ancora un'ammonizione, stavano per segnarci, poi abbiamo pareggiato, e si emoziona e alla fine gli dice: sa, a dire il vero non abbiamo giocato noi, noi abbiamo guardato. Però dai, è bello sentirsi campioni. Poi inquadrano quello dietro, che riflette su questo. Ci sono tre entrate del primo senza maschera con la maglietta campione del mondo e tre entrate del secondo senza maschera. Queste le lascio a chi vorrà leggere il libro e che avrà l'interesse, la curiosità, la cortesia di guardare lo spettacolo. E ora invece concluderemo, anche perché è dovuto assolutamente l'omaggio a Ernesto Calzavara, con la lettura della quella che secondo me, e Federico ha condiviso, è la poesia manifesto dell'opera di Calzavara, Parole matte, che c'è all'inizio di Chicchiari Borrente Brusa Porco, che poi ripeto, nello spettacolo sarà Sky Terra e Memoria e avrà la sua prima nazionale il 30 giugno prossimo a Vicenza. Chicchiari Borrente Brusa Porco rimarrà sottotitolo e che è anche una delle poesie più conosciute. Rame che rema, che respira de ua rosa. Rama, remo, rime, roma, ruma. Rotami dappertutto che casca sul coio della morte dai recini de rame. E mi cerco, mi vago, non so par dove, par che rason no vedo, non so, ma rovine rente rovine. Rovinassi, ore de sol, su acque nere che frise pescaori e pessi in croce de po. Reste Maraoni, no Rua, Chicaribo, no romai amore più romai, resta parole mate. Maraoni, Rua, no Chicaribo, romai amore più romai, resta parole mate. E allora, dato che a vostro rischio e pericolo ci avete applaudito, vi dedichiamo due bis. Allora, il primo è una poesia che c'è dopo l'entrata di distinto professionale ed è Iomeni firma. Iomeni. Prima i parla, e poco i firma, i tase. E mi me piace questo, e mi vogio quest'altro, e mi no vogio niente, e mi no dico niente, e ti te vien de qua, e ti te va de là. I omeni firma, no coe man sempre, ma coi occhi, la bocca, le recce, coi petto, e a panza, i genitali, le gambe, la condanna alla vita, la condanna alla morte. Mi te servo, mi no te servo, ti dame questo e mi te darò quello, par un'ora, par un giorno, una settimana, un mese, par un anno, par sempre, finché te vuoi. Perché se è vero, e c'era vero, perché te gai schei, e mi no igò, perché no igò e te darò, perché go rabbia, perché go amore, perché te salvo, perché te copo, pa il tuo dormir, pa il me disnar, pa il tuo no far, pa il me, pa il tuo, pa il tuo, pa il me, pa il me, pa il tuo, pa il tuo. Gli uomini firma. I firme e la carta bianca, la carta pura, li accetta gratis, li netta gratis, non dice mai te no.
E l'ultimo bis è una poesia che si intitola Stazione di Mestre e descrive una bella città che è qui vicino, ne abbiamo qui un conosciuto esponente, che è Porto Gruaro. Stazione di Mestre, in arrivo al binario numero 7, il treno locale per Piove di Sacco Adria, è arrivato al binario numero 9, il treno proveniente da Udine, Pordenone e Treviso, parte dal binario numero 3, il treno per Porto Gruaro. Porto Gruaro. Porto Gruaro vaso par una riva longa, piana, piena de piere e de piante. Treno sbrissa il se in gambara i primi passi sui sassi che il trova. Le case vaso de rodoio un fin quasi al mar e là, tac, le se ferma par no bagnarse. Le se senta, le se sente lontane, desperse, pai caighi d'inverno, fra meso le cane de soturco, quel sol le boge e le brusa. Porto Gruaro se slonga, se destira, se slanguorisse, se impenisse, se svuota d'aria, diventa piata come una cordea, bianca de bombaso, se schinza, come un platelminto nell'intestin de un can. Porto Gruaro se una strica d'aria verde che se posa lesiera par terra. Sarà vero? Mi non ho mai visto Porto Gruaro. Ma adesso là, deserto tutto se muto. Se perde, se sfanta, te incanta. Porto Gruaro, Gruaro, Gruaro. Grazie mille.